Ti vedo strano! Sono gasatissimo! Come mai? Oggi ho conosciuto un tipo che si chiama GGJ! E dove? Su Facebook, fa una radio, ragazzi! Che ci fa schiattare da ridere! Ma tua moglie non ti dice niente! Ma va, mia moglie è gasatissima! Da quando lo ascoltiamo siamo ringiovaniti! Da lunedì alla domenica con GGJ su Facebook! Ha lavorato per il quotidiano nazionale, il resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, con noi su Radio Facebook, la giornalista Barbie Peghelli, benvenuta. Buongiorno, in realtà il mio nome è Barbara, però mi chiamano tutti Barbie, va benissimo. Buongiorno. Diciamo che è un nome d'arte, ecco. No, è un nome, devo dire, dettato dal fatto che ho un'omonima che abita nel Veneto e quindi per comodità anche di email, insomma, e di appunto omonimia ho scelto di abbreviare il nome, poi comunque mi chiamano tutti così. Una presentazione per coloro che ci ascoltano per la prima volta su Radio Facebook, la vuole fare? E allora, io lavoro da 30 anni e faccio questo mestiere che ho iniziato appunto nei quotidiani e nelle riviste di amministrazione pubblica, quindi ho scelto, diciamo, e sono stata scelta dalla politica e di conseguenza questa è stata sempre un po' la mia guida principale. Dopodiché mi hanno chiamata a fare l'addetta stampa parlamentare, l'addetta stampa di diversi politici e di curare la loro immagine. Ti chiedo, che differenza passa tra il giornalismo online secondo te e quello cartaceo? Allora, avendo anche fondato dei quotidiani online ancora nel 2007 in Emilia, posso dirti che le cose sono molto migliorate, però ovviamente dipende da testata a testata, perché ci sono degli online che valgono poco e niente e degli altri invece, come sappiamo, che sono sorti negli ultimi anni, che riescono ad approfondire, e questo è fondamentale perché altrimenti si rischia di parlare di niente e soprattutto il pericolo che le persone, soprattutto i non addetti ai lavori, attingano da queste fonti non accreditate e dicano delle sciocchezze. Che genere di articoli scrivi, Barbara? Io scrivo soprattutto dei comunicati stampa e quindi, essendo portavoce di politici, naturalmente si sviluppano le notizie di politica e quindi o dichiarazioni o comunicati stampa relativi allo scibile umano, cioè a tutti gli argomenti che possono essere sia di cronaca che di politica, comunque di bianca, cosiddetta bianca, diciamo. Qual è stata l'esperienza più significativa della tua carriera? Beh, insomma, un'esperienza importante, sicuramente quella di addetta stampa parlamentare, però nella mia variegata esperienza, insomma, ce ne sono state diverse, ecco, sono stata anche caporedattrice, quindi ho guidato una redazione di 12 persone, è stato entusiasmante lavorare con i ragazzi, molti neolaureati, scienze della comunicazione, diverse esperienze, ecco, poi mi piace molto anche scrivere, quindi. Tra i vari quotidiani che ho nominato all'inizio della presentazione, qual è quello dove ti sei trovata meglio? Sicuramente Il Resto del Carlino. Tre aggettivi che descrivono Barbie Peghelli? Innamorata del proprio mestiere e poi anche dei viaggi. Io ho scritto anche parecchio per il Corriere.it di viaggi e di Africa. E poi indubbiamente mi piace stare a contatto con le persone, confrontarmi, e questo in politica direi che è fondamentale, a sapere ascoltare e confrontarsi. Cosa pensi della permeabilità del web, Barbara? Ecco, penso che a volte può essere dannosa, perché purtroppo vediamo anche, diciamo, lanciando dei post o comunque facendo dei blog che vogliono essere di discussione, a volte si insinuano delle persone che io ritengo anche disturbate e che non portano nulla di costruttivo ma soltanto odio e sangue, e questo secondo me è anche pericoloso. Cosa pensi dei blogger invece che fanno giornalismo? Penso bene, nel senso che il giornalismo nel corso del tempo, quindi dei decenni, si è trasformato, perché con la crisi della carta stampata, gli editori che chiedono la cassa integrazione oramai da 30 anni per avere i fondi, veri o presunti che siano, per tanti svariati motivi, se i ragazzi e le ragazze che si affacciano sul mondo del lavoro e vogliono fare questo mestiere trovano un'opportunità in questo, va bene. Certo, io dico sempre che non si può lavorare gratuitamente, quindi speriamo anche che porti ad una fonte di guadagno. Cosa pensi, Barbara, della politica attuale del momento italiana? Penso che sia una fase completamente nuova,
e che è stato difficilissimo formare un governo, non a caso sono passati 90 giorni, proprio per il fatto che non si era mai verificato uno scenario del genere nel panorama italiano. Penso che comunque il cambiamento che si è verificato in Italia. Sapendo che oggi ti avrei intervistato per Radio Facebook, qualche ascoltatore si è permesso di inviarmi ieri dei messaggi, te ne leggo uno. Sonia da Firenze ti scrive: Barbara, come si diventa giornalisti? Qual è la strada da percorrere? Qual è la strada da percorrere? Può essere più di una. Se riesci ad entrare a far parte di una scuola di giornalismo, per esempio quella dell'Emilia Romagna è ottima, oppure io ho fatto la gavetta partendo veramente, insomma, dall'essere collaboratrice e quindi sono stata anche tanti anni precaria, guadagnando a pezzo, come si suol dire, ma anche questa può essere un'ottima strada. Adesso con le regolamentazioni del lavoro che ci sono, penso che la strada sia un po' più agevolata, non so quanto perché sento tanti ragazzi in crisi, però se la tua passione è questa, provaci. E poi Lorena da Milano ti chiede: qual è il tuo scrittore preferito? Il mio scrittore preferito è Joy Adamson, perché fin dalla mia non lo cambierò mai. E lei che scrisse è nata libera, perché io sono un amante della natura e credo molto nel rapporto uomo-bestia. Tommaso da Sassari ti chiede: che garanzie servono, Barbara, per avere una buona notizia? Le fonti possono essere ANSA piuttosto che una fonte privata, che però sia attendibile. Naturalmente questo lo capisci la prima volta, cioè sull'ANSA non ci sono ovviamente dubbi, mentre invece sulle fonti private ci possono essere, ma lo capisci in fretta. Ma allora ti chiedo: è vero che di solito i giornali online, quando si occupano di cronaca, Barbara, chiedono di solito le forze dell'ordine? Penso di sì, adesso questa è una domanda un po', diciamo, dipende da caso a caso, ecco. Progetti per il futuro di Barbara Beghelli? Io continuo a fare quello che faccio, quindi conduciamo anche queste trasmissioni di politica, facciamo radio, TV. Per coloro che volessero seguirti, ascoltarti, vederti, TV e radio, che programmi fai e dove, che radio sì, sono? Dunque, questo è un canale regionale, il canale digitale 196, e poi facciamo Punto Radio, che è una radio sempre regionale, voi non la vedete a livello nazionale. Però diciamo, ha un sito questa radio? Sì, certo che ha un sito, potete vederlo, Punto Radio. Perché il bello di internet è oggi che uno va sul web e le radio anche piccole diventano mondiali, no? Siamo tutti collegati. Infatti, però sono contenta che la vostra radio abbia così successo. Volevo chiederti, da bolognese quale sei? Un piatto che consiglieresti a chi per la prima volta si ritrova nella tua città? Oh, le tagliatelle. Cosa ti ha colpito di Radio Facebook, Barbie? Beh, che è un mezzo di comunicazione che va diritto all'interesse dei giovani e questo è molto positivo. Ok, allora Barbara, ti ringrazio di avermi rilasciato questa intervista su Radio Facebook. Grazie a voi. A presto, ciao. A presto, grazie, buon lavoro. Ciao a tutti, sono Barbara Beghelli, anch'io ascolto Radio Facebook. Buona giornata.